Luchadores, ben ritrovati da Silver e Silverius. Vi devo chiedere scusa. Come vedete c'è un piccolo stacco, non siamo più a Old Yharnam, siamo nel sogno del cacciatore, come è ovvio e palese. Intanto che ce la pascoliamo un attimo per vedere se è spuntata qualche novità, vi devo raccontare perché siamo qui e non là. È successo un piccolo patatrac in cui il vostro Silver ha sbagliato, ha schiacciato il tasto share a metà della registrazione e ha cancellato il video precedente. È troppo tardi per tornare indietro e vi dico, non ne vale la pena. Se vi ricordate il punto dove eravamo rimasti, se non ve lo ricordate, ve lo ricordo io adesso. Il punto dove eravamo rimasti era quello dove si raccolgono gli abiti anneriti del cacciatore. Intanto German è tornato qui a pisolare di nuovo. Vabbè, ma di lui ci occuperemo più tardi. Ok, qua non si può ancora interagire. In pratica, nel punto esatto dove si raccolgono dal cadavere gli abiti anneriti, che danno un'elevata protezione al fuoco, e ho provveduto anche ad equipaggiarli perché mi sa che il fuoco sarà un elemento principale per combattere il boss che ci aspetterà nella zona di Old Yharnam. Non lo so perché ho questa convinzione, ma il concetto di aver trovato le cose dei fabbricanti di Molotov e questi item che mi ricordano tanto appunto gli abiti della strega nera di, come si chiama, del primo Dark Souls, quelli che rubavamo a scarica infinita, per capirci, come concetto, del fatto di protezione del fuoco, e che era l'equipaggiamento forse migliore a livello di peso trasportabile e protezione e via dicendo. Come statistica era ottimo. Quindi noi ci siamo lasciati là, e di fronte a noi c'era un buco nel muro che presentava due creature, quei semi licantropi fuori che ci aspettavano. Ebbene, noi su quel terrazzino ci siamo già stati. In realtà era il collegamento per tornare nella zona principale, ossia quello spiazzo dove abbiamo incontrato il primo dei due cacciatori, ossia quello che stava più in basso, nel punto dove ci colpivano i proiettili di quello che stava sulla torre a mitragliarci, quindi la zona dove abbiamo fatto il primo combattimento col primo cacciatore avversario. Quindi si tornava lì, semplicemente saltando fuori dal muro ci si ricollegava a quella zona. Non era quindi un punto per andare avanti, quello che abbiamo trovato, ma semplicemente una zona dove andavamo a pescare nuovi item. Noi siamo arrivati quindi qui dal sogno del cacciatore tornando attraverso la lanterna. Non ho usato le carte magiche che abbiamo trovato in giro. Volevo farvi vedere qui all'officina appunto come funziona il discorso del rinforzo delle gemme, anche perché ne abbiamo moltissime per le armi bianche, chiamiamole così, e ne abbiamo una sola per le armi da fuoco. Infatti vedrete che questa è già equipaggiata. Questa gemma della tinta del sangue, che agisce in coazione appunto con l'upgrade della tinta del sangue come statistica, potenzia l'attacco sangue dell'1,8%. Non è granché, ma tutto fa brodo, anche perché per quest'arma si può equipaggiare una sola gemma, mentre invece per la mannaia dentata, ad esempio, ne possiamo equipaggiare due. In questo caso abbiamo scelto la gemma un filino più potente, che è gemma del sangue della tempra, che è di livello 2, vedete, come livello di gemma, e ci dà questo potenziamento dell'attacco fisico del più 1,4%. La seconda gemma era questa che volevo mettere, potenza fisica più 1,7%. Con i punti vita massimi, infatti, era quella che c'era equipaggiata in precedenza, ma volevo appunto farvi vedere come aumentano le cose. Quando noi abbiamo la vita al massimo, ci compare in parte sopra la scritta Molotov, vedete? Ci compare quell'icona che vuol dire che se noi abbiamo l'energia al massimo, abbiamo questo upgrade come potenza fisica. Male non fa. E ora, per andare avanti, visto che abbiamo un sacco di echi del sangue, vi regalo una piccola chicca, che è questa. Ossia il fatto che, salutando l'automa, aspettate, ho fallato. Salutando l'automa, ce la posso fare. L'automa risponde: vabbè, c'è stato un qui pro quo di gesti, però ci siamo capiti. C'è interazione fra i personaggi, questa cosa è fantastica. Che cosa Allora, desideri? vediamo di livellare e di lasciare anche qualcosa per acquistare qualche item.
che magari abbiamo sbloccato, eh? Vediamo allora. Tempo, infiniti cacciatori hanno visitato questo sogno. Ok, dialoghi nuovi zero. Perfetto. Molto. Siamo ancora al Beerer Six Six, ok. Che divengano la tua forza. Lasciami. Va bene. Allora, direi che potremmo salire di 2/3 livelli. Allora, direi di aumentare tinta del sangue di nuovo e portiamo la difesa fisica a 50 e basta. Però abbiamo anche un aumento di potere della tinta del sangue, ossia i colpi dell'arma da fuoco. Aumenterei la forza. E basta. O la resistenza, che non l'abbiamo più toccata. No, andrei ancora di forza, dai. Porteremo forza a 20 e poi ragioneremo su come crescere ulteriormente. Sì. Ok, spendiamo i primi 7000, ce ne rimangono 6959. Quindi, what up? Abbiamo rischiato la vista con questo balzello. Beh, la mia impressione aumentano questi, non erano in tre nella vaschetta, ho sempre questa convinzione. Allora, vendi oggetti, vediamo un attimino le gemme quanto fruttano. Ah, poco. Anche perché ne abbiamo talmente tante tutte uguali. Vabbè, vediamo se sarà il caso di venderle più avanti, visto che non abbiamo i limiti di peso trasportabile. Molotov Concorda, attenzione. Bomba incendiaria esplosiva si lancia alle spalle. Più duttile di una normale Molotov, permette di cogliere l'avversario di sorpresa. Dopo che la tragedia si è abbattuta su Old Yharnam, il fuoco è diventato la base per la caccia alle belve, in quanto monda le impurità. Alcuni tipi di belve temono profondamente le fiamme. È per questo che vi dico che sono fermamente convinto che il fuoco sarà l'elemento dominante nella battaglia, della boss fight contro il boss appunto di Old Yharnam, anche se io non ho la minima idea di chi sia e ipotizzo solo il dove sia per quello che abbiamo visto in fondo a quella scala, che mi sembrava quella chiesa diroccata, un'arena che mi ricordava molto anche la cima del castello di Drangley, dove combattiamo col cavaliere dello specchio come arena, mi ha ricordato quello per istinto. Allora, una Molotov in più così, tanto da provare per vedere come funziona, la piglio senza investirci troppo. È aumentato il costo delle Molotov, non costavano molto meno? Bene, grazie. Tre le compriamo per sicurezza mia. La lanterna l'abbiamo già comprata. Questo costa ancora un filino troppo per quello che abbiamo in tasca adesso. Mannaia dentata. Ascia del cacciatore. Bastone filettato. Kirkhammer. Fucile lancia. Perforatore. Yeah! È l'arma che impugnava il cacciatore, che scopriamo si chiamava Giura. Fantastico, abbiamo scoperto anche il suo nome, il cacciatore, quello che ci sparava col mitragliatore, eh? Un'arma creata dagli eretici dell'officina Pavder King, esatto, quindi è roba sua. Il perforatore, con la sua struttura complessa, trapassa i nemici con robusti paletti, consente di mettere a segno attacchi capaci di causare gravi danni, ma è difficile da usare ed espone ai colpi del nemico. Certo, questo non è un problema per i Pavder King. La voglio, farà schifo, frega cazzo, la voglio. Pistola a ripetizione. Consuma due colpi insieme, però, esatto, niente, intanto la lasciamo così e non abbiamo sbloccato altro, quindi abbiamo 5419 che torneranno buoni, ma a sto punto compro ancora un 5 Molotov, che ricordiamo, esatto, quello che compriamo in eccesso va direttamente nel baule. E anche se queste ne troviamo parecchie, no, queste no, dai, fa niente, perché tanto ne troviamo davvero parecchie. E partiamo da una base di 3.500, che ce le teniamo sapientemente nel saccoccino. Voglio solo levarmi un altro dubbio, un secondo qui. Sarà un episodio, diciamo, transitorio questo, meno esplorativo degli altri. No, che scemo, devo andare qua, non lì. Visto che abbiamo trovato... Oh, quindi questi compaiono solo quando abbiamo una decina di punti intuizione. L'ho intuito, sono un genio. Allora,
finiamo di chiacchierare mentre torniamo a Old Yharnam, praticamente dobbiamo ricominciare l'esplorazione dal lato destro del livello, perché abbiamo visto che è dalla parte di là, fra virgolette, del fiume la cosa che dobbiamo trovare con quel lupo che ci aspettava in basso alla cattedrale. Probabilmente devo solo scendere un attimino più piano, perché ho mancato un passaggio chiave per poter scendere e trovare la... come si dice, il passaggio per andare nello spiazzo principale. O magari l'abbiamo anche trovato, ma l'ho accantonato perché volevo esplorare la parte superiore. Sinceramente non me lo ricordo, ho visto troppe cose, ci sono passate per la testa già troppe emozioni e siamo in giro col cilindro di Chester, non ce lo dimentichiamo, che è una cosa esaltante per me, che l'ho adorato, sebbene avesse avuto appunto quel ruolo marginale. Quindi adesso partiamo, abbiamo pochi minuti, per cui effettueremo solo una discesa rapida. E magari sapete che faccio? Prima di scendere, prima di dimenticarmene. Allora, volevo equipaggiare la carta infuocata. Perfetto, allora, questa... la accendiamo a prescindere e teniamo, ho sbagliato, le molotov, perfetto, pronti. Qui quell'esseruncolo c'è proprio FIFA, eh? Non sarà mica l'equivalente delle lucertole? Vediamo se troppo qualcosa di interessante, perché ha poca energia, perché ne ha poca, però è resistente, gli facciamo poco danno. Frammento di pietra del sangue, boh, magari è l'equivalente delle lucertole di... o serviva solo a distrarci per non farci prendere quel cadavere che in realtà abbiamo preso alla prima volta che siamo scesi di qui. Boh, vedremo. Allora, qui c'era un buco nella ringhiera, esatto, e si scendeva da qui. Ok, di qua non si poteva scendere, per cui bisognava scendere di nuovo di qui. Ok, dopo di lì possiamo scendere poi. Qui... c'erano questi due mob da sistemare, uno era di qui, uno era un attimino più imboscato, esatto. Vediamo che, ecco, per praticità di memoria rifaccio anche le cose già fatte. Ecco, questo non l'avevamo visto. Torcia del cacciatore, che si differenzia dalla torcia normale per... più fuoco e più durata. Ok, una torcia ottenuta avvolgendo dalla punta di un lungo bastone un panno impregnato di resina di pino, veniva utilizzata un tempo ad Old Yharnam. È stata progettata per incenerire le belve e le vittime della piaga. Il danno da fuoco che causa è particolarmente efficace contro le belve. Quanto ci piace. Sì, sembra leggermente più tozza come torcia, però non fa più fiamma, ecco, capiamoci. Qui niente, abbiamo il dubbio di non aver esplorato tutto ben bene. Allora scendiamo di qui. Allora, per risalire eravamo scesi di là, quindi in teoria se volessi continuare potrei provare a scendere di qua. No, non cambia proprio niente. Non si apre da questo lato, di qui non ci si passa. Quel cavolo faccio a scendere di lì? Proviamo a risalire un po' e a vedere un po' la situazione dall'alto, perché so che dobbiamo passare di lì, ma mi è sfuggito per forza qualcosa. Cazzarola. E sì che cerco anche di stare attento alle cose, qua non ci sono passaggi secondari. Eh no, siamo tornati esattamente al punto di partenza. Oh focca. Allora, facciamo così, non vi faccio perdere tempo. Io adesso vado in a vasca aperta, esplorerò un attimo da solo, poi tornerò qui e farò partire il prossimo video, per non farvi perdere decinaia di decinaia di minuti della vostra vita in questa cosa, perché questo è stato già un video transitorio. Poi tornerò qui e insieme vedremo la strada da percorrere, va bene? Grazie a tutti per la visualizzazione e al prossimo video.